Prepartita di dinamica generale Mantova Unieuro Forlì, siamo con coach Martelossi, torniamo alla gara contro Trieste, coach in cui hai usato un po' di termini forti nel post partita, hai definito quasi meglio la sconfitta che la vittoria in quella gara, considerando che la vittoria avrebbe potuto in un certo senso non evidenziare i problemi che ci sono stati poi nel corso della partita ai ragazzi durante la settimana. Ecco, tornando appunto su quella partita, cosa non ti è piaciuto particolarmente della dinamica? Beh, diciamo che non è stata proprio un'interpretazione corretta di queste mie parole, anche perché solo qualcuno ha riportato questo, mentre altri hanno dato una definizione diversa. Chiaramente il mio pensiero è semplicemente che noi abbiamo ripercorso diversi errori in queste ultime gare, un mese e mezzo questa parte, anche vincente. Abbiamo ripercorso spesso degli errori che potevano costarci qualcosa anche nelle gare precedenti, sia in termini di rimonta, sia in termini comunque magari di partite perse. E le altre volte non è accaduto, questa volta chiaramente quella di Trieste, la squadra di Trieste è stata più forte, più brava ad approfittarne. E quindi questo, semplicemente questa è l'idea. Il nostro percorso va migliorato, ma l'avevamo detto anche prima quando abbiamo vinto delle partite. Detto questo, insomma, è chiaro che è stata una partita dove non abbiamo avuto un approccio iniziale positivo e abbiamo ripetuto un po' di errori anche alla fine, mentre viceversa in mezzo, insomma, abbiamo fatto una partita molto solida, molto intelligente e da squadra importante. L'errore principale, mi sembra di aver capito, anche nella gara contro Trieste, è stata proprio la gestione del finale. Qualcosa che di fatto era già successo all'inizio della stagione con Iesi, con Treviso, con Ferrara, più recentemente ad esempio con la Fortitudo, con Verona. Sono arrivate comunque delle vittorie, ma con una differenza punti che alla fine è stata minore rispetto a quella che sarebbe potuta essere alla fine. Quindi diciamo che la gestione del finale ancora una volta è stata un po' carente da parte della dinamica, possiamo vederla così. Questo relativamente, certo, la gestione finale, se avessimo segnato una percentuale di liberi normale non saremmo qui a parlare di questo. Se avessimo avuto un arbitro con coraggio a fischiare un normalissimo fallo, un normalissimo passo in partenza, ultima azione, non saremmo qui a dire questo. Parlando invece della gara contro Forlì, una squadra che vive un momento un po' negativo, 7 sconfitte nelle ultime 8 partite. C'è il dubbio di Black Shear per domenica, ora di là che ci sia o meno Black Shear, in settimana vi siete concentrati più che altro sulla preparazione dal vostro punto di vista, cioè migliorare le cose della dinamica, piuttosto che sull'avversario, considerando che magari può subentrare un calo di energie nervose nell'affrontare una squadra che non lotta per obiettivi così nobili? Sì, noi diciamo che come tendenza cerchiamo sempre di concentrarci molto su di noi per una percentuale del 70-75%. Nel restante sugli avversari, quindi anche questa settimana non ha fatto eccezione. Direi che la particolarità di Forlì è che a mio avviso è una squadra con buon talento e con me, ed è un'altra delle squadre che ha vinto una stagione, quindi arriva da una stagione vincente, quindi a mio avviso ha delle caratteristiche positive di per sé. Se in questo momento non la stai esprimendo e la classifica dice questo, evidentemente c'è qualche problema che non conosciamo, oppure lo collego a problematiche fisiche, come mi sembra di intuire. Quindi la pericolosità della squadra rimane nettamente in questo senso qui, e credo che insomma si sia già capito che in questo campionato uno è meglio che diffidi assolutamente del pensare di valutare la classifica come indice di pericolosità della squadra avversaria. Scusa Giargatti, avevi detto che con Trieste avresti valutato l'ultimo minuto, poi non hai preferito insomma risparmiarlo. Questa settimana ha fatto qualche miglioramento? Sì, adesso abbiamo ancora allenamento come sempre di oggi e di domani, però in linea di massima ha ripreso ad allenarsi, quindi credo che sia assolutamente in grado di fare la partita. Ovviamente quantificare ora quanto è un po' più complicato. Su Forlì, cose principali da evitare come tipologia di squadra? Sì, è una squadra che ha una pericolosità offensiva diffusa. In questo momento bisogna fare questo tipo di valutazione della presenza di Black Shear o meno, visto che danno tutti per scontato che non sarà presente questo ragazzo.
che è un giocatore formidabile dal punto di vista produzione offensiva, ma è un giocatore che le ultime gare è stato assolutamente condizionante e negativo. Quindi devo vincere che avremo un riferimento in meno, ma avremo una pericolosità diffusa maggiore da parte di tutti, compreso Reati, che è il nuovo acquisto. Direi sostanzialmente che la pericolosità di questa squadra sta veramente nel tiro da tre punti in varie maniere, uscite, transizione, un po' come avevamo definito anche, se non sbaglio, la partita con Udine. Ecco, quindi cercare di togliere alla radice la loro pericolosità significa prima di tutto difendere di uno contro uno di questi giocatori qui e annullare i blocchi. Nel momento in cui si riescono a fare queste due cose, secondo me loro solo con pericolosità da tre punti fanno fatica a vincere la partita, proprio perché non hanno grandi giocatori interni, non hanno grandi giocatori di penetrazione, perlomeno nei primi cinque, e appunto senza Blackshear è un giocatore di grande consistenza in pivot basso. Eccoci anche con Silver Bryan al centro della dinamica. Torniamo, come fatto con Coach Martellossi, sulla gara contro Trieste. Cosa hai apprezzato maggiormente invece della gara contro l'Alba? Ho apprezzato il nostro tenacità, diciamo, e calma di tornare dopo aver stato giù di 15 punti nel primo quarto, piano piano. La serenità, tornare nella gara e essere su addirittura anche 5 punti negli ultimi 2-3 minuti. Questa è stata una cosa molto positiva, diciamo, per la nostra squadra, una cosa che ci rendono ancora più sicuri di noi stessi che abbiamo questo tipo di capacità. Non c'era nessuna frenesia durante la gara. Per tornare abbiamo fatto con abbastanza calma, quindi sapendo le nostre potenzialità. E anche comunque una buona difesa, perché comunque nonostante i 27 punti nel primo quarto, poi solo 42 concessi nei restanti 30 minuti, una squadra di grande valore come Trieste in casa loro, comunque è stata una buona prova difensiva, direi. Sì, il nostro coach ha sempre provato di farci mettere questa come nostra identità, diciamo, che è una squadra difensiva, che se riusciamo a difendere contro tutti i punti arriveranno. Trieste è una squadra abbastanza tosta in casa e abbiamo fatto vedere che noi possiamo difendere contro i loro attacchi, anche se non abbiamo fatto un grandissimo lavoro, ma comunque abbastanza bene per tornare nella gara, essere punto a punto verso la fine. La dinamica quindi domenica proverà il riscatto contro Forlì, una squadra che, come detto, non sta vivendo un periodo molto positivo, lotta per salvarsi. Che gara ti aspetti? Quest'anno penso che il nostro parte del girone è molto equilibrato, diciamo. Secondo me non sono le squadre che dobbiamo sottovalutare, perché anche se per esempio Recanati in fondo Pacifica non è perso i tre punti e basta, nessuna squadra va a vincere di 20-25 punti nel campo di altri, quindi sarà una gara sicuramente tosta, che noi dobbiamo stare attenti e continuare a giocare buon pallacanestro che stiamo giocando per l'ultimo, diciamo, due mesi, essere capace alla fine di provare a vincere la gara. Già, due settimane fa qui c'era Timperi e aveva, insomma, detto che nello spogliatoio non si parla tanto della possibilità di qualificarsi in Coppa Italia, eccetera. Sono passate due settimane, si è cominciato a parlare, c'è interesse per questo obiettivo? Penso che non è una cosa che parliamo, penso che per adesso stiamo provando di girare ancora la nostra stagione che è cominciata male. Penso che se riusciamo a far vedere la nostra possibilità di giocare nel buon pallacanestro come stavamo facendo senza pensare al futuro, questa è una eventuale possibilità. Quindi penso che se rimaniamo testa bassa, continuiamo a lavorare su noi stessi senza guardare tanto lontano,
i risultati ci premierà. Esatto. Beh, sì, guardare avanti sono solo tre partite. Sì, prima sono tre partite, ma alla fine dobbiamo vincere queste tre partite per essere sicuro. Noi, se non sbaglio, siamo sesti adesso, ma con le altre squadre. Certo. Quindi se gli altri vincono e noi no, non possiamo parlare della Coppa Italia. Quindi adesso dobbiamo soltanto affrontare Forlì, provare a vincere in casa, poi le altre due gare, provare a vincere anche queste due per la possibilità, ma per adesso c'è solo Forlì. Se vinciamo con Forlì, dopo vediamo.